Ciao Francesco, Francesco Baschieri è uno dei fondatori di Spreaker, startup bolognese in via di internazionalizzazione. Oggi agli onori di TechCrunch, ieri agli onori di TechCrunch, oggi agli onori di GigaOm. Allora, innanzitutto ci spieghi che cos'è Spreaker. Spreaker è una piattaforma, un servizio che ha come idea quella di permettere a chiunque di creare un proprio programma radiofonico. È una specie di piattaforma evoluta per il podcast, per il podcasting, con in più la possibilità di trasmettere in diretta. Come nasce l'idea di Spreaker? Nasce in maniera curiosa, come tutte le idee, da un gruppo di soci di una precedente esperienza. In realtà l'idea è stata del mio socio Daniele, che adesso non vedete, ma è qua dietro di me. E poi nel corso di un po' di incontri, sono durati un po' di mesi, l'idea ci è piaciuta, è cambiata, si è evoluta come tutte le cose, e alla fine abbiamo deciso che ci saremmo buttati e avremmo creato una società. Ma allora, fare una radio, diciamo una piattaforma per fare radio, quindi voi nella vostra storia avevate, come dire, esperienza nel settore radiofonico? Era qualcosa che, non lo so, cioè, nasce magari da, cioè, avevate bisogno di fare Lui qualcosa e quindi. sì, allora diciamo, era un insieme di cose. Chiamalo, faccelo vedere, il Daniele, socio, facci vedere il socio. è qua che lavoro e fa il timido. Ok. Ciao. Ciao, quando dice esperienza esagera, avrò passato in vita mia un mese in una radio, quindi assolutamente minima l'esperienza. Allora, L'idea torniamo. era divertente, però. Allora, torniamo un attimo indietro. Voi eravate anche soci in una precedente società, cioè prima di fare Spreaker, visto che appunto non siete due ragazzini di primo pelo, diciamo, no? Secondo gli standard italiani siamo ancora tutti giovanissimi, quindi siamo ormai, diciamo, possiamo ancora fare degli stage, diciamo. Ma prima di Spreaker, che cosa avevate fatto? Prima di Spreaker abbiamo fatto Waymedia, che era un'azienda che si occupava di mobile marketing. L'abbiamo fondata credo nel 2006, Sì. sì, e l'abbiamo venduta nel 2009, poi siamo rimasti Fino al dentro fino al 2010. 2010. Prima di quello entrambi lavoravamo come dipendenti, avevamo 7-8 anni, forse 10 di esperienza come lavoratori dipendenti, sì. In società di consulenza? Noi ci siamo conosciuti in In Alstom. Alstom Transport, che è una società di ingegneria. Tra l'altro, io, Daniele e Andrea, che era un altro dei nostri soci nell'azienda precedente, eravamo nello stesso ufficio in quello che era il mio primo lavoro, il Il suo mio secondo, credo. secondo e il secondo di Andrea, Quindi formazione vostra, ingegneri? Sì, tutti ingegneri, informatico, lui elettronico. Scusa, come si passa dalla Alstom, che è una roba che fa robe di metallo, cioè, no, che fa, Treni che esattamente, fa sì. Cioè, poi treni, esatto. ci occupavamo di cose diverse. La mia carriera è stata un po' varia, anche la sua comunque. La tua di più, dai. La mia è abbastanza, sì, perché io sono partito Dopo in i treni Alstom. sei passato al caffè. Sì, ho cominciato in Alstom come softwareista. Poi quando ci siamo conosciuti facevo il project manager, quindi sostanzialmente capo commessa. E poi sono passato a lavorare per un'azienda che si occupava di alimentare. Come direttore operation, quindi logistica, produzione e acquisti. E poi in realtà io all'alba dei 32 anni ho capito che mi interessava fare startup, informatica e cose innovative. Mi sono licenziato e mi sono messo a lavorare per quella che era la nostra prima startup. Invece tu? Ma io sono partito da softwareista, supporto tecnico, product manager e venditore, sempre nel mondo elettronico. Tiratevi un po' su, che siete al bordo. Siamo stanchi. Lui non ha la sedia. Vabbè, lascia prendere, dai. Quindi scusami, ti ho interrotto. Scusa un attimo. Grazie. No, no. Scusa, Grazie. l'interruzione. Quindi a un certo punto decidete di saltare il fosso sostanzialmente dicendo no, noi non possiamo pensare di vivere tutta la vita come dipendenti, dobbiamo fare qualcosa di nostro.
Quando è che, cioè, davanti a una birra, come ve lo siete raccontato? Cioè, ce lo siamo sempre raccontato davanti a una birra, poi però, cioè, l'abbiamo fatto tutti in momenti diversi, nel senso che in realtà quando siamo partiti la prima volta in quattro soci, appunto, non è stata la scelta di tutti quanti licenziarsi e cominciare a lavorare per l'azienda. L'abbiamo chiesto a uno, quindi uno di noi l'ha fatto, e tutti gli altri hanno continuato a lavorare, sostanzialmente a tenere il proprio lavoro e dargli una mano part time. Poi man mano che si è sviluppato il business è entrato il secondo, poi il terzo, eccetera. Quindi sempre con l'idea e con un contratto tra di noi che le persone che sono rimaste fuori facevano da cuscinetto per la persona che era dentro. Quindi insomma alla fine ci tassavamo delle nostre buste paga per permettere alla persona che stava dentro di vivere, quindi nessuno è mai rimasto a lavorare senza stipendio. È un modello un po' strano, però ha funzionato due volte. Beh, è interessante, diciamo, soprattutto la prima società era in realtà una società di consulenza, quindi diciamo non hai bisogno di un periodo lungo. Era di produzione. Assolutamente, spedito in 40 paesi. Ah, ok, allora non so, raccontatemi WayMedia allora, perché WayMedia costruiva degli hotspot, tipo gli hotspot WiFi, però funzionavano col Bluetooth, non col WiFi. Quindi avevamo sviluppato tutto quanto, la scheda, il board, cose banali come sviluppare il packaging, cioè banali, sembrano banali ma erano complesse. Tutta l'assemblaggio, facevamo circa un migliaio di pezzi all'anno di questi oggetti, e per cui insomma anche la produzione era complessa, e noi abbiamo cominciato veramente nel garage di casa con il papà di uno dei nostri soci che ci dava una mano a montare tutte queste cose la notte per poi spedirlo la mattina. E poi insomma la cosa ha preso piede. E qui c'è il garage anche a Bologna, non ci sono i box, ci sono i garage? Si può fare questa... Era Ravenna lui, sì, però sì, un garage abbastanza. Secondo me uno dei problemi fondamentali dell'innovazione in Italia è che noi abbiamo i box, non abbiamo i garage, quindi diventa difficile. A Roma, vero? Sì. E a Roma almeno avete anche il clima che rende possibile lavorare nei garage. Anche qua ci sono meno 2 gradi in questo momento a Bologna, e quindi gli startupari muoiono se stanno nei garage, ovviamente non sono riscaldati. Ok, quindi a un certo punto vendete WayMedia, e quanti dei soci si lanciano su Spreaker? Tutti quanti come soci, però due persone decidono di chiamarsi fuori, finiscono un po' l'esperienza con WayMedia e fanno altre cose, quindi siamo rimasti lo stesso gruppo imprenditoriale però. Quindi ormai diciamo tra di voi c'è una consuetudine, vi conoscete, quindi diciamo dal 2004-2005 quindi. Poi abbiamo in realtà preso a bordo quello che era stato il nostro primo dipendente in WayMedia come socio e come CTO dell'azienda. Lui aveva lasciato l'azienda dopo un paio di anni per andare a fare un'altra esperienza a Milano in un'azienda che costruiva un social network alla fine. E, insomma, gli abbiamo proposto questo progetto, ha deciso di tornare con noi e come socio, questa volta non più come dipendente. E niente, abbiamo dato via Spreaker. Allora, vediamo un attimo un po' la storia di Spreaker, perché tu mi hai giustamente ricordato che noi ci eravamo incrociati a Working Capital a Firenze nel 2009, quando voi stavate appena partendo. Avevamo poco più che un'idea. Sì. Ed eravate venuti a Working Capital a raccontarla. E poi da lì in avanti, cioè diciamo, vi eravate trovati lì e l'avete raccontata. Sì, poi da lì in avanti... Da lì in avanti, a un certo punto, siccome avevamo già due ragazze che ci stavano lavorando, insomma erano loro che tiravano avanti la cosa, abbiamo costituito la società per poter accedere a un paio di bandi regionali qui nell'Emilia Romagna, che hanno dato insomma un po' di fiato a queste due persone per lavorare un anno circa. Quindi noi la società l'abbiamo costituita a novembre del 2009, però non faceva nulla, era semplicemente un veicolo per poter fare accedere questi ragazzi ai bandi. E a diciamo marzo, febbraio-marzo del 2010 la prima beta era pronta, l'abbiamo rilasciata privata, pubblica, insomma, senza... E in quel momento abbiamo cominciato seriamente a fare fundraising. Avevamo già avuto un po' di contatti con investitori qui in Italia, d'altra parte non erano tantissimi e non sono tantissimi nemmeno oggi. Quando hanno visto il prodotto, insomma, diciamo che le cose sono state molto più semplici.
avevamo assunto una certa credibilità perché comunque il prodotto era online, avevamo utenti, feedback, avevamo esperienza sì. Questo è abbastanza importante in realtà, però abbiamo fatto vedere che eravamo committed, nel senso che noi tutti i soldi che avevamo ce li avevamo messi dentro e saremmo potuti arrivare avanti così come abbiamo fatto penso altri 6 mesi dopo il lancio, però non avremmo potuto sopportare di tasca nostra le spese per un lancio, le spese per la promozione dopo, no? Quindi siamo andati a caccia di soldi e abbiamo trovato, lì la cosa è durata un po' effettivamente tutta la parte di due diligence, però in realtà a marzo avevamo più o meno già trovato quello che sarebbe poi diventato il nostro primo investitore in capitale di rischio, Italian Angels for Growth. Ok. E come ci siete arrivati? Cioè, come funziona? Come ha funzionato per voi l'individuazione del potenziale business angel? Cioè, li avete fatti una lista, li avete trovati su internet, fatto una lista, avete costruito un network, ci arrivavate con amici di amici oppure li conoscevate già e via di seguito? Cioè, già in questo caso, perché l'anno prima con la nostra precedente società eravamo arrivati, credo, secondi a un premio del PNI, quello Startup of the Year, qualcosa del genere. E in quell'occasione eravamo entrati in contatto con IAG, erano interessati al progetto, però noi avevamo già individuato un acquirente per la società e quindi eravamo rimasti che ci saremmo rivisti nel caso avessimo avuto degli altri progetti. Certo. Quindi sostanzialmente un anno dopo siamo andati a bussare al loro porto dicendo: signori, abbiamo un altro progetto. Poi abbiamo visto altri interlocutori, che sono sostanzialmente gli altri che ci sono qui in panorama italiano, in varie modalità, alcuni con appuntamenti diretti che ci siamo procurati telefonando, altri conoscendoli prima gli eventi di pitching, quelli tipo arene, cose di questo tipo, però in realtà quelli con cui abbiamo chiuso erano quelli che ci portavamo già dietro dall'esperienza precedente. Ho capito. Gli eventi di pitch ne abbiamo fatti abbastanza. Sì, ne abbiamo fatti tanti. Sì? Sono utili? Secondo me no. Allora, sono utilissimi all'inizio, quando si è veramente in fase early, per sicuramente allenarsi, per dare visibilità al prodotto che si ha, però in questa fase, ad esempio la nostra, in cui comunque un po' di capitali li abbiamo già tirati su e adesso ne cercheremo degli altri per crescere, rischiano di essere controproducenti. Perché comunque in uno spazio così ridotto si rischia qualche volta di avere subito una decisione secca, no? Un no è un no subito, poi il sì ci mette del tempo ad arrivare e non c'è niente di male a prendere un no, però magari è meglio giocarsi un incontro uno a uno di una mezz'oretta o di un'oretta in cui si riescono a spiegare le cose bene e non in un evento in cui si è tutti indaffarati e magari non si riesce a comunicare bene. Quindi adesso siamo un po' contrari a fare questo tipo di eventi, mentre all'inizio sono molto interessanti, cioè all'inizio sì. Diciamo sarebbe già più interessante un modello tipo Seedcamp in cui è vero che fai il pitch, però è altrettanto vero, non so se li conosci, diciamo quelli, gli eventi inglesi in cui in realtà sì, fai il pitch, ma insomma poi c'è tutta una giornata da passare con le persone, quindi... Io ne ho fatti un po' negli Stati Uniti. Sì. Nel senso che adesso, come ti ho detto prima, io vivo là. E, ne ho fatti anche alcuni qui in Italia o in giro, quelli di Banca Intesa, che sono strutturati in maniera simile, nel senso che comunque c'è del tempo. Però la mia impressione è che funzionano molto bene gli appuntamenti procurati da un contatto in cui il fondo o qualcuno ti riceve per un'ora e puoi aprire il computer, parlare di altre cose, eccetera. Il pitch è molto bello. È un'esperienza che tutti gli imprenditori devono fare, perché comunque ti capita tante volte gli eventi di dire in 30 secondi quello che devi fare piuttosto che 2 minuti, piuttosto che 5 minuti, è istruttivo, però nella mia esperienza, in quella dei miei colleghi imprenditori che ho visto in Silicon Valley, non porta quasi mai ai soldi. Quello che porta a prendere l'investimento è l'incontro uno a uno con il fondo di venture capital. Il pitch deve aprire le porte, mentre qui in Europa e in Italia ci fanno fare dei pitch in cui ci fanno tirare fuori anche i dati finanziari, le proiezioni, e quello secondo me non va bene. Secondo me dici 5 minuti, dici qual è la tua bella idea, mostri le persone e l'obiettivo è: ok, ci vediamo dopo e mi spieghi anche il modello di business e come pensi di farci dei soldi. Certo. Però siamo rimasti a marzo 2010, avete convinto IAG che siete una startup promettente, cominciate immagino una lunga e faticosa due diligence.
Poi cosa succede? Poi arrivano i soldi in banca a un certo punto. Immagino. Sì, il 15 ottobre. La miseria, da marzo a ottobre? No, dal 18 febbraio mi ero tenuto conto, quando abbiamo fatto la presentazione congiunta ai soci IAG, è cominciato ufficialmente il processo di due diligence e i soldi li abbiamo avuti in banca il 15 ottobre. C'erano state la prima tranche dei soldi. Ci sono stati dei problemi nostri sostanzialmente legati alla nostra posizione con la vecchia azienda, perché dovevamo separarci, cioè uscire tutti quanti dalla vecchia azienda, quindi un po' è dipeso da noi. L'altra cosa è che effettivamente un gruppo di investitori abbastanza ampio come quello di IAG, che devono trovarsi d'accordo, insomma al primo giro ci mette del tempo, ci sono tante teste che ragionano, quindi all'ultimo momento tante persone possono avere, come si chiama in inglese, cold feet, quindi tirarsi indietro, e se non riesce a si tira indietro abbastanza persone e quindi la soglia del tuo investimento è sotto quel minimo che pensi che possa avere un senso, a quel punto tutti dicono, beh, allora non investiamo più, perché se mettiamo meno di quello che serve lo perdiamo tutto, no? Certo. E quindi è un gioco un po' complicato. Da questo momento comincia l'intenzione di andare all'estero? Cioè di cominciare a pensare Spreaker come un'azienda che non è solo... Cioè, che deve avere una visione globale? Noi l'avevamo pensata da subito così, però sulla carta. Non avevamo francamente idea di che cosa volesse dire fare un'azienda consumer all'estero. Da quel momento lì, in realtà, io ho deciso di andarmene per 3 mesi, nell'estate del 2010, in Silicon Valley, a fare un'esperienza e a vedere com'era. E, quindi lì il piano è diventato un pochino più serio, quello che prima era solo scritto sulla carta. Noi abbiamo subito guardato al mercato americano perché aveva queste tre cose che a noi interessano, no? Aveva gli utenti e la massa critica. Noi siamo un'azienda che fa radio, cerchiamo di avere programmi talk e contenuti. Ad esempio nel mercato europeo una cosa molto banale è che si parlano tante lingue diverse, e quindi scalare in Italia e poi espandersi in Francia significa affrontare un mercato diverso, poi in Germania, mentre negli Stati Uniti ad esempio ci sono 300 milioni di persone che parlano la stessa lingua, quindi è un mercato omogeneo e grande. La seconda cosa che c'è negli Stati Uniti ovviamente, soprattutto nella Silicon Valley, è l'ecosistema internet, quindi puoi trovare aziende partner che sono fondamentali per la distribuzione, soprattutto in ambito consumer, e ovviamente anche capitali. E poi c'è il famoso discorso dell'exit, nel senso che un'azienda di questo tipo, dal punto di vista della tecnologia, ma anche dell'asset che va a creare, probabilmente è più facile collocarla a un certo punto in un contesto come quello americano rispetto a un contesto italiano. Torniamo un attimo indietro, anzi no, non torniamo indietro perché stiamo comunque più o meno sempre al 15 ottobre, poi voi avete avuto ulteriori interventi, diciamo, di finanziamento, no? Quindi oggi sostanzialmente voi avete due soci finanziatori, se non ricordo male, che sono appunto IAG e il secondo è Il fondo Ingenium. Ok. Sì, cioè in pratica ottobre. Cambia qualcosa tra il primo e il secondo, tra il primissimo round e i round successivi? Se li fai con lo stesso investitore cambia tantissimo, perché c'è un rapporto di fiducia oramai, la due diligence è praticamente inesistente, nel senso che nel momento in cui decidono di darti i soldi, cioè abbiamo fatto l'incontro e non dico la settimana dopo, ma un mese dopo, saranno i soldi in banca. Quindi è stato semplicemente un discorso tecnico di fare la raccolta. Quindi sì, per noi è cambiato molto, siamo stati abbastanza, molto più tranquilli, devo dire. Voi immagino avevate stabilito delle milestone, no? Cioè, quindi, che ne so, magari vi eravate detto noi dobbiamo arrivare a fare questa cosa entro il, quindi in qualche modo immagino l'investitore vi misura anche su queste cose, no? L'investitore ti misura sempre. Il problema, se vuoi, il rischio è che, cioè, ma per definizione quando fai startup e soprattutto quando sei in un mercato innovativo, fai qualcosa che prima non c'era, le previsioni sono basate su idee. Cioè, e alla fine il tuo modello e l'esperienza che fai cambia anche quelle che possono essere le milestone. Magari è meglio, per carità, credi che le cose cambiano meglio perché capisci che il tuo modello di business è
è diverso da quello che avevi ipotizzato all'inizio, però farlo capire a una persona che non è tutti i giorni in azienda è complesso, e quindi certo, presentarsi con un piano che dopo 3 mesi è radicalmente diverso da quello iniziale, non per questo negativo, semplicemente diverso, è difficile farglielo accettare, dire guardate che adesso abbiamo deciso che andiamo in questa direzione perché è qui che c'è il mercato vero e non quello che credevamo prima. È un processo di comunicazione che porta via tempo, genera sicuramente delle incomprensioni che poi vanno appianate e si spera che vengano superate, però insomma è stressante. D'altra parte. Adesso mi hai detto che tu stai in America. Sì. Quindi tu passi la maggior parte del tuo tempo negli Stati Uniti? Compatibilmente con il visto, sì, perché è un sacco di voli, un sacco di voli aerei avanti e indietro. Sì. Ok. E questa cosa accelera? Sta effettivamente accelerando la vostra attività? Sì e no, sicuramente in maniera diversa da come ce l'aspettavamo. Sì, forse anzi, certe cose le ha rallentate, nel senso che in Italia eravamo già lanciati, abbiamo spostato il focus dall'Italia agli Stati Uniti, e probabilmente saremmo cresciuti anche più velocemente mantenendo il focus sull'Italia piuttosto che spostarci. Assolutamente sì. Però era interessante spostarci per i motivi che ci ha spiegato Francesco. Sugli Stati Uniti, cioè mercato che non conosci, assolutamente sottovalutata la difficoltà di entrare in un mercato del genere, perché è pieno di rumore, insomma, tra virgolette i costi, anche se in questo caso non si parla di costi ma di sforzi di marketing, sono almeno 3 volte superiori in ambito consumer negli Stati Uniti rispetto all'Italia. In questo è un vantaggio, perché non c'è così tanto rumore di cose nuove. In più, in Italia, essendo qui, ci è stato più facile farci conoscere, avevamo la leva in più di dire siamo un servizio internet italiano, eccetera. Però noi da subito abbiamo cercato di proporci, di nascondere un pochino il fatto che fossimo italiani, perché il rischio che poi corri è quello di rimanere chiuso qua dentro e di non riuscire a uscire fuori perché gli altri ti vedono come un servizio italiano a quel punto. Certo. E è un rischio che non volevamo correre. E quanti utenti avete, se si può dire? Allora, abbiamo circa 300.000 utenti registrati sul sito, circa 500.000 invece di utenti che arrivano unici mensilmente tra registrati e non registrati. Alla fine, se gli utenti contiamo gli ascoltatori, questo è il numero mensile. E voi avete un modello di business che è fondamentalmente freemium, no? Esatto, nel senso che praticamente la piattaforma offre tutte le funzionalità nella versione gratuita, i limiti sono in termini di spazio su disco, storage e banda occupata. Quindi quando l'utilizzo della piattaforma passa da il tipico intrattenimento, divertimento, a un uso un po' più professionale, allora probabilmente è necessario convertirsi in un piano a pagamento. Allo stesso tempo riusciamo un po' a monetizzare anche gli utenti gratuiti, perché anche questi consumano banda e spazio su disco, inserendo un po' di pubblicità, però il focus è in realtà sulla promozione degli utenti paganti. E ci parlate con lo studente? Vi danno feedback? Li interpellate? Gli rompete le scatole? Ma veramente è il contrario. Sì. Guarda, abbiamo una bella pagina su Get Satisfaction che è molto utilizzata. Molto utilizzata. Sì, sì. Cioè, non tutti gli utenti danno dei feedback costruttivi o cose che si possono seguire, no? Poi intanto ci sono dei flame polemici che arrivano perché poi tutti cercano di creare le proprie cose, però ci danno un sacco di feedback, ci danno veramente tanti feedback. Il difficile è trovare la quadra tra esigenze di utenti e gruppi che sono molto diversi, cioè chi vuole usare la piattaforma per fare intrattenimento e musica è diverso da chi la vuole fare per fare interviste al telefono, informazione, o chi la vuole usare per il giornalismo collaborativo e di strada, no? Quindi ognuno pensa, vede la piattaforma come la vorrebbe lui e cerca di guidarci in quella direzione, noi non possiamo seguire tutti, quindi è difficile cercare di accomodare tutte queste esigenze. No, questo che dice è interessante perché c'è secondo me una sopravvalutazione nel dire dobbiamo ascoltare gli utenti, nel senso che è vero che bisogna ascoltare gli utenti, su questo non ci sono dubbi, però è altrettanto vero che la visione su dove va il servizio ce l'ha l'imprenditore, certo, non ce l'hanno gli utenti, quindi non bisogna diventare poi succubi degli utenti, che qualsiasi
puttanata che ti chiedono, tu tac, dici no, questa la dobbiamo fare perché ce la chiedono gli utenti, no? E quindi diventa... Beh, cioè noi veniamo dall'ambito più B2B, e nell'ambito B2B si dice tantissimo che bisogna sapere dire no. Tra l'altro, tipicamente nell'ambito B2B il cliente ha sempre torto, quindi esatto. Quindi portare un po' di queste cose anche all'ambito B2C, adesso la filosofia che va per la maggiore, no? Tanto tutti i servizi sono gratis, facciamo quello che vogliono loro. In realtà non è detto, cioè, se si è convinti della direzione della strada in cui si vuole andare, si può dire di no agli utenti. Non credo che se ne perdano tanti, perché la verità è che è molto più difficile acquisire utenti nuovi, stranamente, che perdere quelli vecchi, perché quelli che sono sul tuo servizio e si lamentano comunque un pochino sono fidelizzati, no? Certo. E non hanno alternative se fai un servizio fatto bene. Una reale difficoltà in queste piattaforme consumer è farti conoscere da chi non sa che esisti e non sa che potresti esserti utile. È strano, è molto diverso come mondo. Sì, da quello sì, mi vengono in mente due o tre domande. Allora, la prima è come si fa su un servizio consumer ad acquisire clienti, ad acquisire gli utenti e poi a convertirli, che è interessante come meccanismo. Tu sostanzialmente mi hai detto c'è una grossa differenza in termini di volumi quando passi dall'Italia agli Stati Uniti, nel senso che gli investimenti diventano per forza di cose maggiore perché c'è molto più rumore, c'è molta più competizione, quindi evidentemente. Cambiano anche le dinamiche, le meccaniche con cui tu porti le persone sulla piattaforma e le convinci prima a sottoscrivere e poi a comprarti qualcosa, oppure le dinamiche sono le stesse e comunque quali sono queste dinamiche? Allora, credo che le dinamiche siano le stesse. Quali sono? In realtà è esattamente il mestiere che facciamo noi, cioè capire quale deve essere il nostro motore della crescita. Siamo partiti dall'idea in cui il nostro doveva essere un servizio virale, poi ci siamo accorti che ha sì certe componenti di viralità intrinseca, però probabilmente ti rivolge a una nicchia che non è sufficientemente larga per fare sì che ci sia una massa critica che si innesca in questo tipo di processo, e quindi lo devi coadiuvare con degli altri meccanismi. Però cioè, pagare gli utenti che porti a bordo deve avere un senso dal punto di vista economico, cioè un utente che porti a bordo deve avere il margine per permettergli di portarne degli altri. E quindi alla fine sostanzialmente in questo momento quello che stiamo cercando di fare è proprio questo, è cercare di capire qual è il giusto bilanciamento tra una crescita pagata e una crescita invece organica, che però non è esponenziale, è lineare, è buona, però da sola non è la crescita di servizi che ha un appeal sul pubblico generico, no? È quello su cui stiamo lavorando. Non ho una risposta specifica. No, d'altro canto le startup sono organizzazioni alla ricerca di modelli, quindi alla fine dei conti ed è la cosa che poi la cosa che in realtà lascia più perplesse le persone che sognando di fare una startup, desiderando di fare una startup, poi a un certo punto si lanciano e pensano che sia esattamente come andare in ufficio tutte le mattine alle 9, no? E a questo proposito vorrei passare a trattare un altro tema, che è il tema dei collaboratori. Voi quanti siete in questo momento? Siamo quasi una decina. Sì, una decina circa. Abbiamo 5 tecnici, sono 3 sviluppatori, 4 sviluppatori e un sistemista, 4 persone qui invece, no, siamo di più di una decina, qui in ufficio, io, lui, vabbè, founder, una community manager, una copywriter americana che lavora per noi part time, adesso 2 persone che hanno appena cominciato negli Stati Uniti che si dovranno occupare invece di business development e sviluppo di cose, e poi abbiamo anche part time e 2 copywriter part time e community manager part time in America Latina. Che è anche una versione spagnola o portoghese? Spagnola, sì. Solo no, spagnola. Sono in Argentina 2 ragazze che lavorano per noi. Quindi c'è un sacco di persone che lavorano sulla comunicazione, sull'acquisizione degli utenti, sulla gestione della community, più degli sviluppatori in realtà, anche se quasi tutte queste persone sono part-time. Chi li sceglie? Come li avete scelti quelli che lavorano per voi?
come li abbiamo scelti quelli che lavorano per noi? Beh, allora, in alcuni casi li abbiamo scelti facendo selezione, conoscendo un po' di persone. Non tanta, perché non è che puoi permetterti di fare tantissima selezione. Due cose da dire. All'inizio era difficilissimo trovare dei tecnici in gamba che venissero a lavorare per noi per la questione del rischio. Quindi i primi due sviluppatori sono nostri soci. Trovare degli altri sviluppatori, nonostante l'offerta economica all'inizio, anche dopo il finanziamento, sia decisamente più alta di quella che è la media che si trova in giro, no? Cioè decisamente, sicuramente un po' più alta, però non è abbastanza per saltare il fossato e assumersi il rischio di venire a lavorare in una startup. Le poche persone in realtà che sono interessate a fare questa cosa, per cui il piacere di lavorare in una startup, insomma la sfida tecnologica vale di più magari della componente rischio, in realtà si trovano da sole. E questo è stato un caso, è successo un paio di volte con il nostro sisteminista, per cui è bastato un tweet su Twitter dicendo cerchiamo una persona che venga a lavorare per Spreaker come sistemista. Questo ha risposto tipo 20 minuti dopo e abbiamo capito che era la persona giusta. Adesso man mano passa il tempo e diventiamo una realtà un po' più consolidata, è più facile convincere le persone perché si fidano di più. Però qua in Italia c'è molto questo, soprattutto negli ingegneri, questa scarsa propensione al rischio, molto scarsa. È molto più facile invece, è stato molto più facile sulle nostre collaboratrici community manager per una questione di mercato. Sono certo. Laureate umanistiche in scienza della comunicazione. Di cui c'è molta abbondanza e poca sì, esatto. le abbiamo scelte quello che cercavamo, non lo so, guardiamo cose strane, no? Non so, atipiche nelle persone. Ad esempio, la nostra sede è qui a Bologna, all'interno di un incubatore in università, nella facoltà di agraria, che è un po' dispersa in mezzo al nulla, siamo in mezzo alla campagna, no? E non è facilissima da raggiungere. Non è facilissima da raggiungere, è una facoltà enorme con un sacco di corridoi, un sacco di uffici, quindi è difficilissimo trovarci. Quindi già è complicato, tanta gente l'abbiamo persa al colloquio perché non è riuscita a trovarci, ci telefona 20 volte, no? Dove siete? Ti vengo giù a prendere. La nostra community manager, la responsabile, è riuscita da sola a trovarci, ha rotto le scatole a tutta la facoltà, è arrivata in anticipo e ci hanno detto tutti che questa qua era così aggressiva, esatto, che ha scoperto da sola la strada, e lì abbiamo deciso che l'avremmo presa. È una persona che viene a lavorare in una startup deve essere molto autonoma, cioè non ha bisogno di sentirsi dire ogni giorno che cosa deve fare, deve guardare su internet, capire quali sono studiare da sola quali sono i modi migliori per fare crescere la tua azienda, quindi non può avere il panico di dire adesso che cosa faccio. Lei non l'aveva dimostrato, quindi. Ok, fantastico. Nei prossimi tempi come pensate di crescere? Cioè, secondo voi andate a rafforzare il team tecnico, andate a rafforzare il team dei community manager? Cioè, che programmi state facendo dal punto di vista del prodotto, ma poi come questi diventano programmi dal punto di vista organizzativo, no? Cioè, bene o male, un'azienda di 10, 12, 13 persone comincia a essere un'azienda appunto che ha un'organizzazione in cui magari alcune cose siete su più sedi, non si possono gestire sempre tutte le cose, diciamo, in modo così da startup, c'è un punto in cui secondo voi c'è bisogno di mettere maggiori formalismi? Quando questa cosa avviene, l'avete programmata, ci state pensando? Non l'abbiamo ancora programmata, no. Direi ci accorgeremo quando cominceranno a succedere alcuni problemi, che è il momento di cambiare. La nostra idea è quella di mantenere fortemente lo sviluppo del prodotto e la tecnologia qui in Italia, ha dei vantaggi, intanto le persone sono già qua e non sono molto disposte a spostarsi, in più adesso è più facile acquisire dei talenti in Italia che non in altri posti perché c'è meno competizione qui, però ovviamente spostare tutta la parte di marketing, di vendite e quindi di operation negli Stati Uniti, quindi sono due strutture abbastanza standard. Sarà difficile fare dialogare tra loro, però insomma questa è un po' l'idea. Nei prossimi tempi, proprio per una questione
di programmazione, anche legata a quello che è la nostra cassa, credo che abbia molto senso investire le risorse nello sviluppo della tecnologia, perché investiremo soldi nel marketing e nella promozione quando insomma ne avremo qualcuno di più. Adesso secondo me vale la pena avere una tecnologia forte e continuare con la crescita organica degli utenti, che non va male, anche perché abbiamo raggiunto quella soglia di numeri in cui comincia ad essere costoso crescere. Crescere fino a poche centinaia di migliaia di utenti, tutto sommato, ci è costato niente. Adesso ci siamo accorti che se vogliamo passare questa soglia qui, dobbiamo cominciare a investire abbastanza tempo, risorse e soldi. Voi siete in cloud? Su Amazon, come va? Bene, adesso devo dire bene. Abbiamo avuto un po' di problemi quest'estate, quasi tutti legati a noi, ma ovviamente alcuni anche legati a loro. Ci ha permesso di ottimizzare. Senza quei problemi forse non avremmo ottimizzato tutta l'architettura. Quindi è un po' costosa l'architettura, devo dire. Abbiamo un'esagerazione di server che fanno encoding, un sacco di storage, un sacco di banda consumata, quindi spendiamo un sacco di soldi. Però insomma possiamo scalare senza problemi. Perché come avete scelto Amazon piuttosto che Azure, piuttosto che Rackspace, TerraVision? Bisognerebbe fare questa domanda al nostro CTO. Penso, perché è sicuramente quello di cui si sentiva più parlare. Azure all'epoca, vabbè, Windows e Microsoft, noi non usiamo praticamente tecnologie Microsoft. Tutte le nostre macchine sono Linux, quindi quella penso fosse una scelta obbligata. Rackspace non era tanto conosciuta, ovviamente. E quindi, vabbè, insomma, brand. Sì. Beh sì, d'altro canto diciamo sono quelli che in qualche modo stanno facendo tracciando la strada sotto alcuni aspetti. Senti, tu sei, tra 3 anni che cosa fate? Fate un'altra startup? Continuate a vivere su questa? Cioè, sei uno che vuole, stile Jeff Bezos piuttosto che Steve Jobs? Cioè, faccio questa e poi continuo a fare questa, continuo a far crescere questa, o siete più tipo che ne so, il fondatore di Twitter piuttosto che altri a cui piace startup, piace la fase iniziale di crescita della startup? Se vuoi starci dentro tanti anni, forse non ti conviene andare da un business angel o da degli investitori professionali. Oppure loro l'hanno fatto, Bezos e anche Jobs l'ha fatto. Cioè, mi fa soffrire questa cosa, perché Steve Jobs è sempre stato il mio idolo, però purtroppo io non la vedo, cioè non sono fatto così, è una questione personale. Mi piace molto di più affrontare la parte iniziale, anche se è molto stressante, perché non ci si dorme, fa stare male, hai sempre il terrore di aver fatto una stupidaggine. Però almeno c'è il gusto della novità. Quando una cosa diventa ripetitiva, a me non piace più. Cioè, ho sempre fatto questo nella mia carriera. No, ma questo, sai, ci sono molti fondatori che poi a un certo punto decidono di farsi da parte, cioè che hanno già preventivato nel loro percorso all'interno della startup che quando arriveranno ad una certa fase di vita della startup loro lasceranno. Lo stesso Fabrizio Capobianco in Funambol, per dire, visto che voi in qualche modo state adottando, non siete gli unici, perché anche Tomarchio di Bintu sta immaginando di fare un'operazione di questo genere, cioè di avere la produzione in Italia e il business altrove. E anche Fabrizio sta, diciamo, ha fatto uno step back a un certo punto, è arrivato a una certa dimensione della sua azienda, da quello che mi raccontava, in qualche modo ha abbandonato, diciamo, l'operatività, è rimasto come... Lo conosco abbastanza bene, perché è il nostro advisor e abbiamo le prese di baseball. È vero allora? O mi ha raccontato una fesseria? No, è verissimo. Adesso sta facendo fundraising, quindi... Però per una cosa nuova, quindi... Fabrizio è il vostro advisor? Sì. Ah, ok, fantastico. Com'è come advisor? Vabbè, adesso lo vediamo nel momento in cui deve portarci VC sul tavolo, però sì. Insomma, lui è abbastanza introdotto. Per adesso abbiamo passato un ottimo anno ad andare a vedere le partite dei Giants. Io sono sempre stato appassionato di baseball, perché giocavo a baseball qua in Italia,
lui è appassionato là, ci siamo trovati e credo che siamo andati a vedere 20 partite quest'anno assieme. E quindi da quel punto di vista ludico va benissimo, dal punto di vista della strategia di business è sicuramente una persona che ha una grande esperienza e può dare tante dritte. E la cosa su cui noi contiamo tantissimo in realtà adesso sono le introduction, cioè spero veramente tanto. Perché comunque, diciamo anche un marchio di fabbrica, nel momento in cui vai a portare un modello come il nostro e dire no, non ti preoccupare, io tengo il CTO in Italia con il team là e l'azienda la porto qua, se ti presenti tu da solo devi rispiegare tutta la storia, sì. Perché se ti porti dietro lui, beh, insomma, voglio dire, è un modello che è comunque stato validato e certo. È dimostrato essere funzionante. Gli americani poi comunque, insomma, da quello che... Uno dei miti da sfatare, insomma, comunque mi sembra che ci sia un mito da sfatare, diciamo, sugli americani, insomma, che sugli americani, insomma, sul fare business nella Silicon Valley, che non è che arrivi e stanno tutti lì che ti aspettano, insomma, diciamo, diciamo, arrivi, c'è un processo di accreditamento, devono capire chi sei, che cosa hai fatto, da dove vieni, perché stai lì, meglio se hai già fatto qualcosa lì, insomma, diciamo, mi sembra di capire che... No, anche perché, diciamo, adesso, visto che magari questa cosa può essere pubblica, bisogna usare parole pubblicate, però, insomma, di persone che la raccontano ce ne sono parecchie, sì. Molte più che qua, perché fa proprio parte della cultura, certo. Esagerare un pochino, Silicon Valley. Ok, vabbè, insomma, d'altro canto, quando uno fa startup magari tende a raccontarla più bella di quello che effettivamente è, no? Mi sembra anche un po' in qualche modo nella logica delle cose. Senti, vi ringrazio, bella chiacchierata, innanzitutto tanti auguri di buone feste, come visto che tra qualche giorno è Natale, in bocca al lupo, spero che ci vedremo anche personalmente. Oltre a esserci conosciuti in video, auguri. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.